a nessun diciamo, risultato concreto prima del termine anticipato della legislatura nel 2008. Avete in cartellina un documento che io ritengo molto importante, che noi come società civile stiamo cercando di utilizzare in ogni modo. Abbiamo fatto dei rapporti di monitoraggio consolidati, cioè di rete, coinvolgendo tutte quante le nostre 81 organizzazioni non governative. Avete in cartellina il Voluntary Pledge, l'impegno solenne che il governo italiano ha preso di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 aprile del 2007. In sede di candidatura dell'Italia a membro del Consiglio dei diritti umani. Nei tre pledge che l'Italia ha fatto in quella sede, uno riguardava OPCAT e l'altro riguardava l'Istituzione Nazionale Indipendente per i diritti umani. Quindi non veniamo più a raccontare che i nostri governanti non sanno che queste sono le priorità per questo Paese. Questo è ormai chiaro, sono diversi governi di diversa estrazione politica, diverse legislature e veramente si spera che la UPR possa dare uno stimolo e uno spunto, però ecco, le dichiarazioni che ho sentito guidando la delegazione del Comitato a Ginevra nel corso della delegazione non governativa del Comitato a Ginevra a febbraio è stato proprio, ecco, non proprio ottimistica. Io quello che voglio ricordare qui è anche il ruolo dei media su questa questione. Il dibattito che c'è stato alla Camera nel 2007 è stato un dibattito molto difficile perché la questione di un'istituzione nazionale indipendente non è considerata in questo Paese né dai media né dall'opinione pubblica assolutamente prioritaria. Si possono leggere a riguardo interventi molto gravi nei resoconti della Camera di allora, pronunciati da parlamentari in sede di dibattito. Quindi le istituzioni nazionali indipendenti sono una materia per paesi del terzo mondo è l'espressione utilizzata, noi come ONG non la utilizziamo da decenni l'espressione terzo mondo, ma questa era utilizzata da alcuni parlamentari nel 2007. E lo stesso tenore di commenti si può ritrovare in sede di audizione del nostro comitato anche recentemente a marzo 2009 e poi ecco. Allora, per quanto riguarda la volontà politica del governo, ci sono state dichiarazioni pubbliche ufficiali, citavo di fronte all'Assemblea Generale l'impegno solenne quando l'Italia si è candidata ed è poi entrata nel Consiglio diritti umani. Ne cito un'altra, il 10 dicembre del 2008, in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il ministro degli Esteri Frattini ha annunciato l'imminente presentazione di un progetto di legge, di iniziativa governativa quindi, in merito. Un anno e mezzo dopo, quindi a febbraio del 2010, a Ginevra, durante la UPR, il sottosegretario agli esteri, Vincenzo Scotti, ha dichiarato proprio in sede di audizione alla UPR, che tale progetto di legge era in via di ultimazione. Quindi il rischio che la costituzione di una istituzione nazionale indipendente ed efficace venga ancora rimandato è grande e la UPR di giugno va sicuramente sfruttato, dobbiamo unire tutti gli sforzi possibili per questo. L'obiettivo in Italia deve essere quello di creare un'istituzione indipendente per i diritti umani forte, in grado di ottenere uno status di conformità ai principi di Parigi di tipo A. Per fare un qualche cosa che ci faccia vergognare, che non valga la pena, non facciamolo. Facciamolo seriamente, visto che arriviamo con 17 anni di ritardo. L'Italia oggi può e deve creare uno strumento nazionale forte a favore dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto, che debba e possa giocare un ruolo in Europa e nel mondo. Oggi l'Italia ha, considerato il ritardo che sconta, un grande vantaggio perché può usufruire dell'esperienza di molti altri paesi. Quindi sappiamo quanti sono i paesi che hanno istituzioni nazionali indipendenti, sappiamo anche che i principi di Parigi non entrano nel merito di prevedere uno specifico tipo di istituzione nazionale indipendente. Bisogna però
assolutamente che siano un'istituzione che sia indipendente, autorevole ed efficace. Quindi io voglio soltanto ancora dire che l'osservazione, questo lungo ritardo dell'Italia consente un'osservazione, no? In prospettiva comparatistica. L'Italia non deve scoprire l'acqua calda. Quindi l'osservazione del comparatistica ci consente di dire che la convergenza di sforzi e di intenti finalizzati alla creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani unica ed indipendente dai poteri ampi e forti sotto la cui egida operino una serie di specialità, ad esempio per la tutela dei minori, ad esempio per la tutela dei migranti, ad esempio una preventive unit in linea con OPCAT che garantisca i diritti delle persone private della libertà personale, possa essere in Italia una scelta lungimirante e strategica. Lungimirante perché permette di realizzare la necessità di specializzazioni tematiche e settoriali in ambito dei diritti umani senza che questa si traduca in frammentazione degli sforzi e delle capacità. Strategica perché incorpora nella politica istituzionale quei principi di universalità e indivisibilità che sono il cuore pulsante dei diritti umani. Quindi la creazione di un'istituzione unica e plenipotenziaria, sempre che sia indipendente, autorevole ed efficace, perfettamente in linea con i principi di Parigi, potrebbe essere la soluzione più economica ed efficiente. Ma quando si valuta l'inclusione di National Preventive Mechanism efficaci dentro l'istituzione nazionale indipendente, è necessario sottolineare l'importanza almeno dei criteri dell'indipendenza, per cui dei meccanismi di prevenzione della tortura per essere efficaci devono essere inseriti in un'istituzione nazionale completamente indipendente, e lo dico in termini di nomina, okay, di nomina dei commissari, in termini finanziari, certamente, Tania Norton prima diceva quanto siano necessarie risorse specifiche, no? Proprio per consentire le visite annunciate e non annunciate, quindi delle risorse specifiche ad hoc, e indipendenza anche in termini di staff. Il disegno di legge che è attualmente in corso alla Commissione Affari Costituzionali, grazie agli sforzi immani compiuti dal Presidente della Commissione straordinaria diritti umani del Senato, l'onorevole Marcenaro, che è qui con noi, io penso che sia veramente un testo che va supportato. È un testo che va supportato, è frutto di un grande compromesso, non è perfetto certamente, per quanto riguarda lo staff non è previsto un concorso e utilizza personale fuori ruolo, ci possono essere mille questioni, però veramente considerato il ritardo che l'Italia sconta, considerata la spinta che può dare la UPR, le organizzazioni non governative aderenti al comitato pensano che veramente sia questo che è in discussione al testo unificato che è in discussione in Commissione Affari Costituzionali il nostro punto di partenza. Grazie.